Siamo pronti per Butara Village, luogo della nuova missione di Padre Emilio. Guarda quella... Guarda quella... Quello di nuovi operai alla messe sembra un fiore che non appassisce mai. Bellissimo. Il cimitero. Qua. Fermati. Che folla. Ferma. Lo scende fermo. Damo e tu, driver, damo. A Champukur siamo arrivati assieme a due nuovi missionari, giusto per una conoscenza della realtà sul campo. Missionari di primo pelo, di stanza alla Pime House di Dhaka, anche per imparare la lingua di Rabindranath Thakur Tagore. Padre Paolo, ex assessore alle finanze, è di Kairate, il paese di Don Felice Riganti. Padre Ruben, con il coetaneo padre Ignazio rimasto ad Dhaka, è colombiano di Medellin, dove evidentemente non cresce solo coca. Bellissimo, un paese con esigenze missionarie che sforna missionari per un altro paese. Chiedo a Padre Emilio cosa c'è a Butara, oltre agli Oraon e diversi catecumeni che l'aspettano. Ma dai, niente diamine, cosa vuoi che ci sia? Ma che razza di domande faccio? Naturale, no? Cosa può spaventare un missionario? E ancora, tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare per me. Ho già il fornello e la moka col caffè della Lucia. E già, il nuovo fornello con la scorta di bombolette acquistati ad Dhaka poco prima di partire. Per arrivare all'ufficio vendite abbiamo forzatamente rinunciato all'ascensore, visto che si fermava puntualmente a metà mezzanino. Sette piani sputacchiati qua e là di rosso, io col mantice al limite, lui decisamente fuoricile ben più di me. Sarà la gioventù che avanza. Cerco di stuzzicarlo accennando al fatto che proprio adesso poteva tirare il fiato alla soglia della pensione. Con lo stupore che si legge nei suoi occhi, è lo stile del Pime, si aiuta a crescere la missione. Quando è consolidata da tutti i punti di vista e la chiesa locale è pronta, noi lasciamo volentieri per ricominciare da capo da un'altra parte. Qualche obiezione alla logica del ragionamento. Per arrivare a Butara è prevista una sfacchinata di almeno 2 ore per sola andata. Sono provvisto di cappellino e occhiali da sole, oltre ad una buona scorta di acqua nello zainetto. La videocamera è già calda, con le batterie sature. Non posso permettermi di perdere l'occasione di fissare dalla motocicletta parole ed immagini del Father quando ci approssimeremo al nuovo posto. Sono qui anche per questo e chissà quanti amici vorranno condividere almeno in video l'avvenimento. La nuova missione è ricavata dallo smembramento della parrocchia di Rampur, la sua prima missione in Bangladesh, diventata troppo vasta. Tradition. You accept the
people, no? Those who are newcomers. Guardando la mappa, annoto che in questa zona a nord-ovest del Bangladesh, e cioè il triangolo oltre Padma, Gange, e il Jamuna, Brahmaputra, proprio a ridosso dall'West Bengale indiano, si concentrano tante missioni cattoliche. Tutto pronto? Via col gas! Alt, alt! Cosa c'è? Perché ci fermiamo? Sister Angeli, la superiora nurse del dispensario, ci viene incontro dal dialetto. Ahimè, dobbiamo rinunciare alla gita. Il parroco si è dimenticato che stamattina ha un matrimonio. Mannaggia gli sposi. Possibile? O non l'avrà fatto apposta? Abbatta di male, da chi è? Dai, no? È come un po' un'impresa. Cos'è? È il Sindhu. A parte di più la tradizione hindu, che è dato al marito sulla fonte della moglie. E parla di fedeltà della moglie verso il marito, eh? Lo utilizziamo come Cristo ama la Chiesa è fedele a Cristo, così che la moglie sia fedele a suo marito. Al pomeriggio rimediamo per un obiettivo più vicino. Non ricordo il nome del villaggio, forse Chabravilla o qualche cosa di simile, più noto come Santa Maria, per via della nuova chiesetta. Il villaggio di Goyarpur, abitato da veri artisti delle ceste di bambù, è proprio qui di fronte, quasi attaccato. Ma non ci si arriva perché da mesi manca un ponticello. C'ero stato 10 anni fa. Santa Maria è immersa nel verde, un luogo decisamente privilegiato e riservato di incontri di spiritualità per gruppi e collettività. Sarà la noce di coca che ha messo giù il Don Bruno di Cristina Pecchi e una la Marisa. Abbiamo qui a centinaia e centinaia a far qui Natale. Questo è più Santal. No. Ti fiago gli Orao, c'è i mari, tutti i ragazzi. Nel 2000, sullo spiazzo vicino, è stato celebrato il giubileo che ha coinvolto una marea di gente. Vuoi dire con l'asso, c'è un palmo cioraghi o l'istrisson? Assolo, giubilicollo. Devi andare. Se vedo il Vangelo che ti rompo dalle palle di giorno e di notte. Io rifare la casa.
No, no, grazie. Ah, c'è il mio mato schiuccio, c'è una ciuccaia, eh? C'è una ciuccia. Biscotto? No, ok, hai detto. Sulla strada del ritorno, ad Acca, andremo dalle missionarie della carità a trovare due donne. Ricordo bene il posto per esserci già stato, proprio nelle vicinanze del porto, in piena città vecchia. La moschea è proprio lì di fianco, incombente sul minuscolo fazzoletto di amore e di pace. Accenna. Durante i lavori di ristrutturazione della moschea, sono arrivati al punto di accaparrarsi mezzo metro di terra delle sister, modificando i confini. Pensa a te, che grande conquista territoriale. Come non pensare a non è facile fare il bene? Quando c'è di mezzo Mother Teresa, è sempre un problema di maternità difficile. Lasciando di intendere la disinvoltura del soggetto, parla del primo caso. A quella prima o poi doveva capitare. Per l'altra è diverso. Una bellissima ragazza santal, innamorata e ricambiata da un musulmano, un vero inghippo familiare, sociale e religioso. Il sorriso di padre Emilio non riesce a nascondere quante difficoltà a sistemare le due questioni per proteggere la maternità. Aggiunge, i bambini sono già nati l'anno scorso e hanno trovato subito una nuova famiglia. Le donne staranno lì ancora un anno prestando opera come inservienti, curando altri bambini. Col gruzzoletto che accantoneranno non faranno fatica a sposarsi. Facile a dirsi, o no? Vedi, qui c'è la mattina e la sera sempre, gente a scopare sulle foglie, vedi queste foglie qua, che sono un combustibile. Vado, Vado. Nei tragitti in moto, padre Emilio si ferma ai cigli delle strade quando incrocia persone, bambini e ragazzi che lo conoscono. Sono sempre momenti delicati, semplici, dove il sorriso e gli occhi abbondano. Che meraviglia! Amore, a Gazzaria! A dove sei? A sotto? Potico! Nella hoca, mi vedo! Buono a ci sei! Si vuole fare? Vabbè, ti sono rassa, Allora, ti direi che aslo, Cioè, il portale è buono,
A Bilgi Carey Village ci aspettano da un po'. Arriviamo da una piccola strada asfaltata da pochi giorni. Un primo pomeriggio particolarmente soffocante. Siamo di passaggio per una meta più lontana e che ahimè sarà l'ultima. Qui eravamo già diretti qualche giorno addietro, fermati da una tripla foratura. Non è stata la Suzuki a tradire, ma un velenoso fil di ferro che si è risvoltato più volte nella gomma posteriore. Padre Emilio mi ha nominato guardiano della moto, mollandomi ai margini della strada in balia di passanti e curiosi. Avviandosi al villaggio vicino per cercare soccorso, ho la conferma che il problema all'anca si è acuito, cammina storto ed il suo peso non facilita il passo. Per la sua salute, e sperando non siano necessari pesanti interventi ortopedici a breve, si rende necessario l'acquisto urgente di un pick-up. È un impegno che prendoli sul posto e che intendo proporre a tutti. Appiedato e circondato mi sento sperduto. Confido nella mia solita fortuna che mi accompagna in questi frangenti. Infatti si ferma e si fa largo fra il gruppuscolo il solito emancipato con barba e zucchetto bianco, col sussiego tipico del ci penso io, corredato da un inglese molto molto basic. Il mio interlocutore si fa avanti rompendo il ghiaccio. Sfruttando i miei potenti mezzi fotografici, creo un minimo di dialogo, decantando e dimostrando le virtù del digitale. Lui è in giuggiole perché fra gli astanti gli è confermato il ruolo di prestigio. Non capisce niente di digitale, ma questo è secondario. Finalmente, prima del previsto, ritorna padre Emilio su motocarro di linea ad uso promiscuo, azionato da propulsore a scoppio. Altro non è che una pompa di irrigazione adattata. Incredibile. Tutti questi mezzi di trasporto ad iniziativa individuale funzionano così. L'ennesima conferma dell'inventiva e dell'arrangiarsi dei bengalesi. A Bilgi Carey tutti sono in attesa del Father. Assisto e documento immagini che difficilmente dimenticherò. A malapena intuisco il significato della gestualità degli infiniti contatti manuali fra gli indigeni e padre Emilio. Abbondo del migliore Namaskar, che è un saluto, che mai abbia pronunciato. Non ci possiamo sottrarre, ci mancherebbe, all'agognata lavanda. Provo vergogna a tastare lo zaino alla ricerca della mia acqua sicura. Cosa potrei fare di diverso? Ci accomodiamo in una casa di fango, molto buia. Ancora abbagliato dal sole, lì dentro inspiro il fresco del ventaglio rotante di juta, imperniata sulla sticella di bambù, che una ragazza manovra ritmicamente. Di lei
vedo solo gli occhi e il riflesso immacolato dei denti. Quelli degli adulti sono tutti ingialliti dal rosso del pan. La cicca energetica avvolta nella foglia di betel che si mastica di continuo e che si può confondere col rosso del sangue, ben descritto nella città della gioia. Dobbiamo che Padre Emilio è perfettamente in sintonia con tutto e con tutti e non si sottrae agli obblighi che gli competono. Per lui ancora torcarrì e sgarganellati di acqua del pozzo. Se non è vaccinato lui, chi lo è? Qui si festeggia il 30° di morte di un cristiano, di cui poi benedirà la tomba. Dalle pentole vuote ancora sui ciola, ormai smorzati, capisco che devono aver consumato una quantità enorme di ritmi. A mangiare c'erano sicuramente tutti, compreso parenti lontanissimi e alla lunghissima, e forse anche qualche portoghese. Che sia l'effetto dei residui del DNA di qualche ascendente colonizzatore dei cognomi comunissimi qui, Rosario, Costa, Riberio o Gomez? Sarà pranzo questa. Ho stupito, dove Arnampo ci trovò, dove Radio Potista, dove Rizza, se non so che te primo. Amadeo di Ricondo, molto molto perché da. Che sono ancora, che si batte. Battito tutto con carta a mano. Amo. Tu guarda dove tu le parla te che. Ora che ancora ancora, ci lo sanno. Se non so che te che è Amadeo di Ricondo. L'altro si giunto, ho detto l'altro ancora. Amadeo proprio Cristo è il nome. Ma Maria Gesù da, ma dai ma. C'era mamma Maria Balovasa. Di Amadeo di Ricondo. Penso alla missione dove, in 400, mangiano riso, a Socal al mattino, un po' slavato, a Dupur mezzogiorno, un piatto enorme con verdura e a Shonda la sera, forse un po' di meno. Che questa gente abbia il riso al posto del sangue. Per le esigenze della missione ho visto scaricarne 10 tonnellate, pare 200 sacchi. In capo ad un anno i sacchi saranno 1200. I facchini erano 4 ragazzi.
dal camion al ripostiglio con andirivieni frenetico, in pratica saltellando per ammortizzare il peso, hanno impiegato meno di un'ora. 2,5 tonnellate, cioè 50 sacchi ciascuno sulla testa. È la conferma che nulla di impedimento alla forza dei manpower. Ormai siamo in sella per un'altra buona mezz'ora di moto verso Sapkuri. Per ora la motocicletta è ancora pulita e fiammante. No, guai, eh! La canna abbiamo finalmente, eh! Avete una canna? La canna comprata per il tuo arrivo, guarda, devi aspettare. L'unico grande novità? Grande novità? Direi, la canna così. Già il catechista dice, ma la voglio anch'io così. Il capo dice, ma caspita io, dice, se uno va ad H faccio comprare anch'io, vedi. È fresco, no, la camera! La camera, no! E ma sa, waterproof, ma figuriamoci! Quelle cose moderne, ma figuriamoci! Sotto i piedi, sulla pianta dei piedi! Sotto la pianta, tole, tole! Le bambine ne hanno subito approfittato per lavare anche la stalla, dato che è loro preciso compito giornaliero provvedervi. L'acqua è questione basilare. Chi dovesse ripassare da Champukur non la riconoscerebbe più. In moto ne parliamo, e dice padre Emilio. Ti sarai accorto che tutte le case hanno un servizio igienico in muratura realizzato col contributo della missione. Inoltre, non c'è patio, cortiletto interno o casa senza fontanella con tanto di rubinetto e acqua corrente. Il progresso igienico-sanitario è fortissimo. I ragazzi usano l'acqua in continuazione. La toccano, la bevono, la palpano, si lavano e lavano i propri vestiti. Si pucciano senza sosta. Le bambine molto più dei maschietti. Il Pukur, almeno qui, sta perdendo la atavica funzione igienica e i risultati si vedono. Dalla pelle dei ragazzi sono quasi sparite dermatiti, croste, eritemi, infezioni, cioè le famose cartine geografiche difficili da diagnosticare, non senza contare i benefici effetti gastrointestinali. Ma c'è cosa sì. Mira.